Alcuni ucraini rifiutano di combattere, nonostante le pressioni sociali e la stretta delle autorità nei confronti dei disertori, mentre l'esercito è impegnato in una difficile controffensiva. Chi è fuggito ha pagato migliaia di euro per corrompere i funzionari ed evitare così la leva. Ivan Ischenko ha abbandonato l'Ucraina un mese dopo essersi arruolato volontariamente per combattere contro gli invasori russi. La mia motivazione alla guerra è stata, in primo luogo, зв'язана з тим, що я є патріот України, тобто я хотів воювати за вільну Україну, але побачивши всі ситуації, які проходять там, кров і тому подібне, я зрозумів, що я лякаюся цього, я не можу це витримувати психологічно. Il padre di Bogdan Marinenko sta già combattendo al fronte. Il giovane racconta di essersi sottratto alla leva perché è l'unico in grado di sostenere la famiglia. І я для себе прийняв рішення, те, що потрібно зараз виїхати, доки мені немає 18 років, щоб мене пропустили на кордоні. Тому що якщо щось станеться з батьком, то ну, я залишаюся єдиною опорою для своєї мами і для своїх сестер. Там фінансова підтримка, більш моральна. Kiev afferma che 6.100 uomini sono stati arrestati mentre cercavano di lasciare il paese con documenti falsi. Dall'inizio del conflitto le autorità hanno arrestato 13.600 persone che cercavano di attraversare il confine. In Russia il nuovo anno accademico inizia con diversi cambiamenti al programma scolastico. Gli studenti delle scuole superiori riceveranno libri di testo di storia aggiornati, già criticati dagli esperti per la distorsione degli eventi storici recenti, compresa la giustificazione dell'annessione della Crimea e l'invasione dell'Ucraina, e accusati dagli attivisti per i diritti umani di indottrinamento. Я что-то слышала про то, что искажены факты, что-то в учебниках по истории, если я не ошибаюсь. Но я не вникала, если честно, в тему, поэтому не скажу здесь, в данном случае. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы факты исторически искажались. Я думаю, что квалифицированные специалисты, которые занимались составлением этого учебника, я думаю, хорошо поработали, и ребятам будет интересно изучить историю всех событий, которые происходят в последнее время в нашей стране и в соседних регионах и странах. I nuovi testi di storia sono stati scritti in tempi record e gli autori non ne hanno nascosto l'orientamento ideologico. Materiale adressato школьнику, родителям и учителям. Он излагает государственную точку зрения, например, точку зрения ученого сообщества сквозь призму государственной позиции на происходящее событие. Ci sono anche altre novità. Il modulo di formazione militare iniziale torna obbligatorio nelle scuole. Il programma prevede l'addestramento degli studenti delle classi superiori all'uso di Kalashnikov, granate e droni. Trump said in the 2016 campaign I could shoot a man in the middle of Fifth Avenue in New York and people would still vote for me. And there are some Americans who will do that. Nel 2016 Trump è stato un vortice mediatico. Nel 2023 è di nuovo sotto i riflettori per i suoi processi e la sua nuova corsa verso la Casa Bianca. L'ex presidente insiste sulla sua innocenza e accusa i media di una caccia alle streghe. Questa narrazione sembra essere in sintonia con i suoi sostenitori, che invece di voltare le spalle a Trump sono sempre più impegnati ad appoggiare la sua causa. A conviction or even just the indictments probably hurts him more than helps him. However, in the primary process, in the nomination process, it's clearly helping him. It's taking attention away from the other candidates. But the bigger issue was simply saying Trump is leading in the polls, is that the media is buying into a self, basically a reinforcing narrative. What happens here is the media give all the attention to Trump. If the media actually made this a level playing field in terms of covering candidates and issues, rather than treating this as a circus with Donald Trump as the ringmaster, then you might get a true democratic process rather than one where the media effectively is an accomplice to what is an attempt by Trump to anoint himself as the Republican nominee. E nonostante l'ombra di Trump incomba continuamente sui candidati repubblicani e offuschi le loro campagne elettorali, è opinione diffusa che la figura dell'ex presidente rimanga cruciale per vincere le primarie di partito. Well, there's an immediate answer regarding the Republican candidates in their debate on Wednesday night in Wisconsin and why six of the eight said, look, even if he's convicted,
I support him becoming president. And that is that the political calculations for almost all of the candidates is, if you say that Trump shouldn't take office, you lose any chance of getting voters who are Trumpist. And to be honest with you, that has been the phenomenon for the Republican Party since Trump became president in 2016. Tuttavia, l'opinione pubblica potrebbe puntare in una direzione diversa. Una percentuale significativa di cittadini americani afferma che è ora di voltare pagina. Basta Trump e basta Biden. 75% of American voters do not want a repeat of Trump v. Biden. You know, 66% of Republicans don't want him to run again, and a similar number of Democrats don't want Biden. So I think a lot of Republicans will say it's time to move on. La violenza torna in Ecuador a poche settimane dall'assassinio del candidato alle presidenziali Fernando Villavicencio e di altri esponenti politici. Almeno 4 autobombe e diverse rivolte nelle carceri hanno fatto scattare l'allarme sicurezza nel paese. La rivolta più grande si è verificata a Cuenca, dove i detenuti hanno sequestrato 57 agenti delle forze dell'ordine. Da mercoledì il carcere è presidiato da 600 poliziotti e militari. Finora non sono state segnalate vittime in nessuno dei disordini. 57 total, perdón, 57 total, de los cuales 7 son policías. Nosotros, como le digo, estamos tomando ya las acciones, está esto en planificación, no quiero anticiparme por temas de seguridad, pero la función nuestra es garantizar la seguridad de ellos y tenemos que hacer las acciones que correspondan para eso. 2 esplosioni sono state segnalate nella capitale Quito e 2 nella provincia di El Oro, al confine con il Perù. 10 persone sono state già arrestate dalla polizia, che ritiene che dietro agli atti definiti terroristici possa esserci una banda criminale. Secondo gli investigatori, le bombe potrebbero essere una reazione alle perquisizioni in corso nelle carceri per disarmare le bande criminali e a una serie di trasferimenti di detenuti. Si stanno verificando... antes en este edificio funcionaban las NAI y posiblemente sería esa la relación que tendría con el vehículo que fue en este momento dejado en el lugar a las 20 horas, producto de que hoy se realizaron varios traslados de privados de libertad a otros centros de rehabilitación. Negli ultimi anni l'Ecuador è stato travolto da una crescente ondata di violenza legata alla criminalità organizzata e al narcotraffico, che ha portato il paese a raggiungere nel 2022 il più alto numero di omicidi per 100.000 abitanti della sua storia, un record che il 2023 potrebbe tristemente battere. Questi sono i primi effetti del tifone Saula, Shenwei, nel sud della Cina. Questo super tifone è accompagnato da piogge intense e da venti che superano i 200 km orari. La sua forza è stata percepita in pieno da questo reporter televisivo, che riesce a malapena a rimanere in piedi mentre tenta di fare un servizio sul maltempo. Le autorità hanno emanato l'allarme rosso, una misura che riguarda decine di milioni di persone. A Hong Kong le scuole e le attività commerciali sono state chiuse in tutta la città e un senso di paura si sta diffondendo tra gli abitanti. L'imminente arrivo di Saula ha paralizzato il trasporto aereo a Hong Kong, dove più di 400 voli sono stati cancellati o posticipati. Disagi anche sulle linee ferroviarie. Bilal Kissi guidava una moto d'acqua che dalle acque marocchine è sconfinata in quelle algerine. La guardia costiera algerina ha aperto il fuoco, uccidendo sia lui che l'amico che lo accompagnava. Un terzo giovane, che è riuscito a fuggire, è stato arrestato. I 3 erano in vacanze, non è chiaro se siano entrati nelle acque algerine di proposito. Rabat ha aperto un'inchiesta. Le 2 morti stanno scavando un solco ancora maggiore tra le diplomazie di Marocco e Algeria. Con 1.400 fedeli appena, i cattolici della Mongolia saranno anche pochi, ma hanno dato un benvenuto caloroso a Papa Francesco al suo arrivo nel paese asiatico. Durante la visita, che durerà 3 giorni, il pontefice incontrerà leader religiosi, politici ed esponenti della società civile. Questo è un
ховор тохиолдол. Тэгээд бас бидлэр явуулсан гэдэг бол ер нь бол бас нэг ховор юм тохиолдол учраас ер нь сэтгэл дүүрэн байна. Миний хувьд бол манай Монголын ард түмэн юм уу? Пап сам Монгол ш. Ангуутайгаа ялж байгаа. Ангуутайгаа ялж байгаа бол аюу онцгой. А тэгвэл өөрч гоё юм. Монгол төр шиг айлчлаж ирсэн энэ баялаг чинь тань өнөөдөр харлаа. Il viaggio è un'opportunità per migliorare le relazioni tra Vaticano e Cina. Dall'aereo il pontefice ha inviato un messaggio di unità e pace al presidente Xi Jinping. Pechino ha risposto con un saluto altrettanto caloroso. Con il parere positivo dell'Agenzia Europea del Farmaco, Bruxelles ha annunciato l'autorizzazione di un nuovo vaccino per il Covid-19. Si tratta nello specifico del Comirnaty, adattato alla sottovariante Omicron XBB 1.5, una nuova versione di Pfizer, insomma, studiata ad hoc per prevenire i possibili effetti del virus nel suo nuovo ceppo. Questo mentre in Europa torna a circolare Omicron e le sue diverse varianti. Ci ha messo 8 giorni Luis de la Fuente, commissario tecnico della nazionale spagnola maschile di calcio, a scusarsi per gli applausi nei confronti di Luis Rubiales. È accaduto quando l'ex presidente della Federcalcio ha esclamato più volte: no, non mi dimetto. No, voy a dimitir. No, voy a dimitir. De la Fuente ha dichiarato di essere stato colto di sorpresa dal discorso di Rubiales e di non essere riuscito a controllare le emozioni. Rubiales, sotto accusa per il bacio in bocca a Jennifer Hermoso, è stato sospeso da ogni attività della FIFA.